Un mare di no, hai parcheggio a pagamento lungo la riviera di Pescara fino al 15 settembre nel tratto compreso tra la nave di Cascella e il confine con Montesilvano e sul lungomare Cristoforo Colombo. 1 euro l'ora fino alla quinta ora o 5 euro per l'intera giornata, oppure in alternativa si possono fare gli abbonamenti mensili, ma per la maggior parte dei cittadini intervistati i parcheggi a pagamento sul lungomare sono un deterrente per i turisti, ma anche per i residenti. Buongiorno, sta pagando la sosta? Sì, purtroppo sì. Io lavorando qui tutti i giorni devo pagare ogni giorno 5 euro per parcheggiare la macchina. Oh, non so che dire, sinceramente. L'abbonamento ci ha pensato? Lo sto valutando, però comunque non mi sembrava una cosa corretta, perché non è che vengo in vacanza al mare o vengo a fare due passi, vengo a lavorare. Ovviamente sono contrario, però se deve essere fatto almeno con una riduzione, un prezzo inferiore sarebbe ideale. Un casino totale, no? Cioè, non se ne può più, siamo arrivati proprio alla frutta. È inconcepibile una cosa del genere. Non ho altro da aggiungere, guarda. Certo che così il sindaco non penso che farà il secondo mandato. Non penso proprio. Al contrario, sì, perché non si dà pagare il parcheggio, no? Si paga il parcheggio all'altra parte, ma qua no. Quanto paghi oggi? Penso 2 euro, giusto per 2 ore. Insomma, venendo da fuori hai trovato questi parcheggi a pagamento, però secondo te ci può stare? Sì. Ma è giusto, va bene. Cioè, è inutile che la gente anda in bicicletta, no? Con le macchine, secondo me. Città più pianeggiante d'Italia, va bene, secondo me non c'è nessun problema. E poi voglio dire, spendere 4-5 euro non è un problema, secondo me. Non è una cosa, diciamo, giusta, però. Come funziona sta cosa? Tu sei in vacanza qui? Sì. Scusa, ti faccio perdere tempo. È una novità, anche se non è giusto. Perché? Perché siamo una località marittima, quindi ci dovrebbe essere disponibile il parcheggio. Chi viene da fuori è penalizzato, quindi non mi sembra giusto. Più di questo non posso dire, d'altronde non si può fare niente, comandano loro. Quindi dice anche chi ha fatto l'abbonamento il posto non lo trova. Eh sì, quello anche, perché tu paghi e poi non lo trovi, e allora che fai? Hanno esagerato troppo, nel senso che le aree che hanno messo a pagamento è un po' troppo in base alla popolazione e chi viene al mare. Secondo me devono fare le aree anche gratis. Per Noi fornitori è meglio. Perché? Troviamo più posto per scaricare. Molto esagerato. Perché? Perché molti vengono dall'entroterra e di conseguenza viene a costare molto affittare l'ombrellone, trascorrere la giornata al mare diventa una spesa. Per una famiglia già togliere, se rimangono anche 5-6 ore, sono 5-6 euro. E allora è un po' troppo. Non li ha presi i soldi? Adesso vado a cambio i soldi.